vedendo il lavoro in settimana è un momento positivo. È ovvio che quando poi si ritorna dopo la sosta, dopo le nazionali, ci sono sempre delle incognite, però per come ho visto la settimana, per come ho visto i ragazzi tornare, per come ho visto i ragazzi quelli che si sono fermati a lavorare, è un momento positivo. Poi dobbiamo dimostrarlo in campo, perché poi alla fine quello che rende tangibile tutto quanto è la gara. E il lavoro sicuramente ha dato di buoni segnali. Sicuramente c'è da valutare un po' tutto, c'è da valutare anche quanto hanno speso con la nazionale, ok. E se ci fossero di questi problemi sicuramente sono da valutare. Ad oggi non ho visto grandi problemi, onestamente, per cui condizionano relativamente. A meritare rispetto comunque degli avversari sicuramente positivo. E poi si sa che in questi casi si cerca di alzare sempre l'attenzione, no, sull'avversario che si ha di fronte. Noi incontriamo il Milan che è una squadra che è partita bene, sta bene e che sappiamo, insomma, che può crearci problemi se non affrontata nel modo giusto. Lo ritengo, questo deve farci alzare l'attenzione, non deve intimorirci, anzi dobbiamo considerarlo un'opportunità, deve essere stimolante, deve essere qualcosa che ti deve dare ancora più tempra, più nervo poi nell'affrontare questa gara. Dobbiamo dimostrare che la sosta non ha cambiato questo trend. Siamo consapevoli che tutto questo va dimostrato sul campo e le soste vengono, dobbiamo accettarle al di là del momento che attraversa una squadra. Sicuramente abbiamo potuto lavorare con l'entusiasmo giusto e questo è senz'altro positivo. Gian Pietro si è sempre allenato, lui manca la partita, manca il campo, perché poi alla fine ha sempre lavorato nel migliore dei modi, ed è un bel po' che lavora nel migliore dei modi e a lui mancano solo le gare, come è accaduto con Serna. Dopo tanto tempo che non poteva scendere in campo, non avendo a disposizione poi tanto tempo per fare amichevole, che lui è solo un problema di campo, basta. Noi sicuramente recuperiamo un giocatore importante perché ha determinate caratteristiche diverse dagli altri. Un giocatore che può interpretare quel ruolo in maniera, ripeto, diversa e per noi è sicuramente un'arma in più. Lui ha grande voglia di scendere in campo come possiamo immaginarlo tutti quanti, perché dopo un periodo del genere è normale che ci sia questa gran voglia, per cui mettiamo dentro nella nostra squadra, mettiamo un giocatore che ci darà una grande mano, un giocatore che comunque ha nelle sue corde delle giocate e anche quantità. E Nicolò è sicuramente, siccome è un professionista, è uno che vive per il proprio lavoro in maniera a 360 gradi, sicuramente avrà sfruttato anche questa convocazione per poter carpire magari da un giocatore che ha più esperienza di lui in determinate cose. Oggi pomeriggio e domani mattina, perché abbiamo ancora due allenamenti prima della partita, e tante considerazioni le farò anche, appunto, vedendo i giocatori, le risposte anche da quelli che magari non ho visto tanto in queste due settimane, e prenderò le ultime decisioni. Comunque, come avete visto in queste partite, nell'arco, insomma, delle tre partite sono cambiati molti giocatori e questo non ha cambiato, al di là, ripeto, se lasciamo stare la prima gara, ma non ha cambiato poi in sostanza tanto le cose. È un gruppo che lavora bene, i cambiamenti non devono far paura se mai dovessero esserci. È una squadra che comunque cerca la manovra sempre, ha un grande potenziale offensivo perché poi sugli esterni sono molto bravi e nell'uno contro uno creare superiorità numerica, hanno un giocatore che è un grandissimo finalizzatore, per cui è una squadra che va affrontata, ripeto, una squadra difficile da affrontare, soprattutto in questo momento credo che sia una delle squadre che sta meglio. In questo periodo va così, incontriamo tutte le squadre che stanno bene e che probabilmente stanno dimostrando un momento positivo, ma come ho detto prima, per noi deve essere stimolante, deve essere un'opportunità misurarci e capire che risposte possiamo dare. Io sono molto curioso di vedere la squadra come affronterà un Milan di questo genere. Non dobbiamo soffrire troppo il loro palleggio, cioè non dobbiamo fare una partita passiva, non dobbiamo stare a assistere al loro palleggio e magari correre tanto vuoto, dovremmo essere bravi invece
a interrompere il loro palleggio e fare in modo che siano loro a preoccuparsi di noi. Quantomeno ci sono dei frangenti la partita, dovremmo essere bravi a farlo. Cioè, ci saranno dei frangenti la partita dove dovremmo essere bravi a sacrificarci, però non dobbiamo fare solo questo. Non deve essere solo una partita di sacrificio, ma deve essere una partita di, oltre che di sacrificio, di grande personalità, nel senso di andare a cercarsi un po' la partita dove vogliamo portarla noi. Ma noi dobbiamo andare in campo con i nostri criteri, con la nostra identità, sapendo che poi ogni partita alcuni accorgimenti ci possono aiutare o meno, però dobbiamo avere ben chiara la nostra identità e lavorare su questa, soprattutto in questo momento dove anche la crescita passa anche attraverso questo. E non vedo due attaccanti in crisi, vedo anzi dei giocatori che si sono create le situazioni per andare in gol anche domenica scorsa. Poi purtroppo delle volte il gol viene con molta facilità e altre volte meno. E a me basta che loro partecipino come stanno partecipando alle due fasi, perché poi il gol è una conseguenza. Nel momento poi in cui lo ritrovi, anche la serenità giusta per andarlo a cercare, proprio per essere più lucidi in zona gol. Quello che stanno dando i miei attaccanti a me soddisfa molto.